La dottoressa Iolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, una serata questa qui a Leporano che si è composta di tre parti, dal Te Deum alla mostra di pittura dei napoletani e poi il momento finale della sana e ottima musica di Francesco Greco nella cornice fantastica del Castello Muscettola, con la degustazione dei vini di Vigne e Vini. Sì, abbiamo voluto proprio considerare questa serata all'apertura dell'estate leporanese con il Te Deum. Un ringraziamento lo vorrei fare all'associazione Corality, ma anche a tutte le associazioni che hanno collaborato per la buona riuscita di questa serata. Una serata fantastica, all'insegna della cultura e della buona musica. Un ringraziamento va alla Proloco, all'associazione La Grande Piantata, ma anche all'amico Greco che questa sera ci sta deliziando su questa bellissima terrazza, di questa bellissima musica. Una grandissima partecipazione popolare, cittadini di Leporano e non solo, di tutte le età. Il Te Deum pensavo che non accogliesse, non aggregasse tante persone, ma questa sera veramente abbiamo avuto tanta di quella gente, si nota dalla terrazza che è pienissima, e non solo, giù alla sala, giù all'atrio era pieno di gente che ha apprezzato questa buona musica per quanto riguarda il bicentenario della morte di Paisiello. Poi spendiamo anche qualche parola sul momento dell'arte, della pittura appunto napoletana. La Proloco abbiamo voluto considerare di inserire all'interno di questo percorso anche la pittura napoletana. Un ringraziamento va all'associazione L'Obiettivo che ha allestito la mostra.